Ma che c***o stai a fa'? Sto sull'autobus. Oggi prendiamo il bus per andare a Takayama, Kanazawa, Shirakawa. No. Ciao a Ciao a tutti! tutti! Dopo essere stati ad Osaka e poi a Kyoto, oggi partiamo alla volta di Kanazawa. Da Kanazawa poi ci sposteremo in mezzo alle Alpi giapponesi per visitare il villaggio di Shirakawa-go. Proseguire per Takayama, per concludere con Hakone, questi 5 giorni illustrati in questo video. Kanazawa, letteralmente palude d'oro, perché durante il periodo Edo era palude La che? d'oro. Palude d'oro? No, non lo sapevo. Perché durante il periodo Edo era una delle città più ricche e famose per la produzione di riso. Nonché anche chiamata la piccola Kyoto perché per dimensioni è la seconda città giapponese ad essere stata risparmiata dai bombardamenti della seconda guerra Anche mondiale. lei, vedi? Anche lei è SO2 Ok, così. SO2. Piano piano aumenteranno. A Kanazawa staremo 2 notti. E partiremo con la visita del quartiere dei samurai e Nagamachi, dove visiteremo per primo il giardino Kenroku-en, o giardino dei sei attributi, adiacente al castello di Kanazawa e considerato uno dei 3 giardini più belli del Giappone. Per poi andare a visitare Nomura-ke, che è la residenza della famiglia Nomura, una famiglia di antichi samurai di alto rango che servivano la famiglia Maeda durante il periodo Edo. Proseguiremo il nostro percorso nel Giappone feudale andando a visitare il quartiere delle geishe Higashi-chaya, per poi fare tappa nella casa da tè Ochaya. Rimanendo in tema periodo Edo, andremo a visitare il santuario Oyama, immerso in bellissimi giardini, dove appunto il tempo sembra essersi fermato nel periodo Edo, che ci ha tramandato storie di samurai e signori feudali. Kanazawa è considerata, oltre una città feudale, anche una delle città del sushi, probabilmente per la vicinanza al mare. E quindi la sera andremo a provare questo ristorante che si chiama Korin Sushi, dove chiederemo allo chef il famoso menu omakase, che in giapponese significa lascio a te. Si usa nei ristoranti quando ci si affida allo chef per farsi preparare le proprie specialità. E quindi proveremo questo ristorante col menu proposto dallo chef. Noi ci affideremo molto volentieri ai gusti dello chef. Assolutamente sì. Dopo cena in albergo, sano riposino, per poi cominciare una nuova giornata con colazione a base di sushi, ovviamente. Sì, colazione, avete capito bene. Prima tappa della giornata all'Omijō Market, il mercato del pesce di Kanazawa, dove cercheremo di provare tutte le varietà di pesci che ci sono all'interno del mercato. Sì. No, ma penso che i mercati ce li faremo un po' in tutte le città, ove è possibile, perché ci piacciono. Oggettivamente io li trovo molto caratteristici, quindi mi piace visitarli. Sì, a quanto pare sono anche tappe obbligate nei viaggi in Giappone da parte di tutti Sì, quanti. sì, sì. L'Omijō Market rispetto al Nishiki Market che abbiamo visto nel video precedente a Kyoto è molto più piccolino, però pare sia un concentrato di ristoranti che appunto servono pesce fresco. Uno dei piatti tipici è il Kaisen Don, che appunto è una ciotola di riso caldo con sopra frutti di mare freschi e pesce fresco, sashimi. Può sembrare simile al chirashi, ma il riso sotto non è condito con aceto di riso, è riso bianco semplice. E quindi lo assaggeremo molto volentieri. Secondo me è buono uguale. Secondo me è Fatta più buono. colazione, merenda, pranzo e belli appesantiti, ci rechiamo al Myōryū-ji, chiamato anche Ninjadera. Il tempio viene chiamato anche Tempio dei Ninja, appunto, per via di tutti i passaggi segreti, trappole, trabocchetti all'interno dello stesso, che servivano a proteggere la struttura dagli attacchi nemici. E poi chiudiamo il nostro viaggio a Kanazawa, andando a visitare per ultimo il castello di Kanazawa, appunto. Tra l'altro si dice, ma è una leggenda, che nel tempio di Ninja ci fosse un pozzo con un passaggio segreto che portasse direttamente al castello di Kanazawa. Appunto, magari prenderemo quel pozzo per andare al castello. Sicuramente.
andiamo a visitare appunto il castello per poi tornare in albergo, riposarci, perché il giorno dopo ci aspetta un'altra bella traversata, perché andremo a Shirakawa-go tramite autobus, se non l'aveste capito dalla sua scenetta iniziale. Sì, il Noibus. Tra le valli profonde delle Alpi giapponesi sorge il villaggio di Shirakawa-go, famoso nel mondo per le tradizionali case di paglia e legno che sopravvivono da 250 anni. Questo stile architettonico è chiamato Gassho Kuzuri e significa come mani giunte in preghiera, e sta proprio a rappresentare lo stile architettonico con cui sono stati costruiti i tetti di queste case, proprio per poter sostenere il peso delle grosse nevicate che ci sono durante l'inverno in questo villaggio. Da Kanazawa con il Noibus ci vogliono circa 75 minuti, e dicono che comunque anche il tratto con l'autobus sia molto bello, proprio perché passa attraverso questi percorsi naturali che si possono vedere dal bus. L'attrazione principale di Shirakawa-go è il villaggio Gimachi, e molte delle case di cui parlavamo prima sono diventate musei, ristoranti e attrazioni da poter visitare. Di per sé la giornata a Shirakawa-go non è troppo impegnativa, perché comunque il villaggio è molto piccolo e si riesce a visitare in un paio d'ore circa. Così dicono, però secondo me a prendercela con calma anche 3-4, credo. Noi comunque, ecco, sì, passeremo queste 2, 3, 4 ore nel villaggio, lo visiteremo tutto quanto, per poi riprendere l'autobus, sempre il Noibus, destinazione Takayama. Sì, in realtà eravamo intenzionati a rimanere a dormire a Shirakawa-go, perché si dice che sia un'esperienza molto bella, solo che andando in inverno fa buio tipo alle 5 e il villaggio di notte non è illuminato, per quanto possa essere una cosa misticanza forse. Cioè, allora, mentre le ragazze, no, provvedono alla raccolta di frutti naturali della terra, no? Tipo carciofi, ravanelli, insalata, piselli, no? Rischiavamo di perdere una notte che abbiamo deciso invece di destinare a un'altra destinazione, quale può essere Takayama, Hakone o Tokyo stessa. Quindi ripartiamo da Shirakawa-go in serata. Mi sembra che l'ultimo autobus sia alle 5, non ricordo adesso. E andiamo direttamente a Takayama. A Takayama la prima notte alloggeremo all'Enoji Bettei Yamai Ryokan, che è un ryokan molto particolare e sembra anche abbastanza bello. Oh ragazzi, insomma, è sempre un viaggio di nozze questo, è rimandato però. E come famo? Un famo strano. Una cosa ce la siamo concessa di lusso, e quindi abbiamo l'onsen in camera. Non so se avremo mai il coraggio di entrarci visti i 45 gradi dell'acqua, ma penso di sì. Ci proveremo quantomeno. Al massimo fai tu da cavia. Certo, ovviamente. Per poi dedicarci, indovina un po', alla cena. Alla si cena. Mangia. Abbiamo la cena tradizionale qui, la kaiseki, che è una cena tipica giapponese che solitamente appunto servono nei ryokan. I ryokan, lo ricordiamo, sono abitazioni tradizionali giapponesi con tatami, futon. In mattinata andremo a visitare il quartiere di Sanmachi-suji, che è il cuore della città vecchia di Takayama, dove una volta era il centro della vita commerciale, piena di botteghe, commercianti. Oggi tanti edifici sono ancora in piedi, restaurati, e altrettanti sono anche visitabili all'interno, dove solitamente erano composti il piano terra era la bottega e il piano superiore invece era dedicato alla residenza del commerciante, dell'artigiano. Il pranzo sarà all'insegna dello street food lungo tutta Sanmachi. Nel pomeriggio andremo a visitare la Yoshijimake, che è la casa di questo mercante di inizio Novecento. Era adibita alla fabbricazione di birra e ancora tutt'oggi si può vedere una palla formata da rami di cedro giapponese all'ingresso della casa. Poi proseguiamo per i Gashiyama Walking Course, che parte da Teramachi. Durante questo percorso praticamente si possono visitare tutti i santuari, i cimiteri
che sono presenti in questa zona di Teramachi. Il giro comprende 13 templi e 5 santuari, se non sbaglio, e non ricordo quanti cimiteri. Sono circa 3,5 km. È un percorso che parte dal centro storico della città e prosegue sui bordi delle colline in mezzo ai boschi di cedri. Io personalmente sono davvero curiosa di vedere in particolar modo queste tre destinazioni che abbiamo elencato, quindi Kanazawa, Shirakawa e Takayama, proprio per entrare a contatto con il Giappone antico. Esatto, sì, non vedo l'ora sinceramente. La sera si torna in albergo, ci riposiamo un poco e la mattina successiva prendiamo di nuovo il Noibus per scendere fino a Nagoya, dove prenderemo lo Shinkansen. Ma tu dici sempre ci riposiamo un poco, ma non vuoi dormire? Ci riposiamo un poco, dormimo. Ah ok, dormimo, raga. Da Nagoya, dove prenderemo lo Shinkansen, destinazione Odawara, dove prenderemo un altro cambio per risalire. Un po' complicato. Cioè, in realtà no, però sembra complicato. Sembra complicato. 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 Da Odawara prenderemo un nuovo treno che ci porterà ad Hakone. Arrivato ad Hakone faremo il check-in in albergo, tutto quanto, e poi prenderemo la Hakone Tosan Railway che ci porterà a Gora. E questa linea è molto particolare, è molto suggestiva, perché passa veramente in mezzo al verde della montagna, siamo alle pendici del Fuji, è molto particolare. Da Gora poi prenderemo la funicolare che ci porterà alla funivia, che ci farà passare sopra la valle dell'inferno, lo Wakudani. Frutto di un'eruzione vulcanica avvenuta circa 3000 anni fa, lo Wakudani è una valle vulcanica dove ci sono bocche sulfuree attive e sorgenti d'acqua calda. E con questa funicolare si passa proprio sopra questa valle. Lo Wakudani è famoso anche per l'uovo nero. L'uovo nero. Si dice che chi mangia questo uovo ha 7 anni di vita in più. Aumenta la sua longevità di 7 anni. Mangiamocelo. Lo proveremo. È nero perché viene appunto bollito nelle acque sulfuree e per reazioni chimiche la buccia diventa di questo colore. Poi riprenderemo la funivia fino a Tokendai. Tokendai prenderemo il vascello pirata, è un traghetto che cringe, veramente una cosa. Il vascello pirata alla fine non è altro che un traghetto che ci farà attraversare il lago Ashi. Il traghetto ci farà scendere a Hakone Machi, dove andremo a visitare un vecchio checkpoint ormai adibito a museo, perché di qua passava l'antica strada che collegava Kyoto a Edo, per poi proseguire verso Motokone e andare a visitare il tempio di Hakone, appunto famoso per il suo tori immerso nel lago Ashi. Per arrivare al tempio di Hakone prenderemo l'antica via dei cedri, una piccola parte boschiva che costeggia la strada. Si salirà poi fino al tempio tutto in un percorso di tori rossi sparsi nel bosco. Saliremo sulla piazza dove c'è il tempio centrale di Hakone e poi si riscende verso il tori nell'acqua. Fatta la visita al tempio, torneremo indietro e torneremo in albergo. Mangeremo qualcosa, non so cosa ancora. Torneremo in albergo e poi finalmente da Hakone si partirà alla volta di Tokyo. Abbiamo notato che potrebbe essere un po' dispersivo nei video precedenti segnarsi un eventuale itinerario che vi possa servire, quindi vi mettiamo una breve slide dove vi facciamo un riepilogo di questi 5 giorni qui. Ci vediamo per il prossimo video, dove andremo a visitare finalmente Tokyo. Vi faremo vedere lì veramente tutto quello che abbiamo segnato e ci siamo un po' sbizzarriti su Tokyo, sì. E quindi niente, aspettate il prossimo video, se vi va e vi piacciono i nostri video seguiteci, iscrivetevi qui al canale, cliccate sulla campanella per gli aggiornamenti. Ci trovate pure su Facebook e Instagram con il nome di Kappamonogatari. E niente, al prossimo video con Tokyo. Ciao a tutti. Ciao.
così gesticola, non mi do. Senti che era famoso per la produzione di riso, chiamata anche a me. Me lo vuoi avvisare? Me vuoi avvisare? Ancora ero fermo. No, stavi per partito, ho visto. A Kanazawa staremo due notti, dove... Vabbè, ma non è possibile. Il tempio viene chiamato Ninja Dera o Tempio dei Ninja, proprio... Non fanno così, vero? Sono abbastanza silenziosi. Frutto di un'eruzione vulcana. Ma che è frutto? Guarda, frutto di un'eruzione... Erezione. Erezione, ci bannano.